Ciao! Benvenuto a questa puntata dedicata questa volta ad un concetto del giudizio. Questa è la prima puntata. Allora, che cosa rappresenta per me il giudizio? Il giudizio è una strutturazione propriamente mentale che funge da filtro a tutte le informazioni che provengono dal nostro essere. Che cosa fa il giudizio? Si interpone nell'atto di interazione tra me ed il soggetto che entra in interazione con me e funge da filtro, per cui tutto ciò che io vedrò di quella persona passerà attraverso il filtro del giudizio che ho costruito io stessa con la mia personalità e con le mie strutturazioni mentali, che sono fatte di incasellamenti, di classificazioni. La mente tende a classificare proprio perché deve dare forma alle cose, altrimenti non potrebbe elaborare la realtà che sta proiettando. Però la funzione mentale viene alterata notevolmente dal fatto che se non si tiene conto delle informazioni che provengono dal proprio essere profondo, la mente struttura questo schema appunto di giudizio che al posto di comprendere la realtà proiettata non fa altro che bloccarla, chiuderla. La mente è molto importante, va integrata nell'essere profondo e deve diventare uno strumento dell'essere profondo per poter comunicare in questa realtà virtuale. Se non fa questo, si costruisce quello che è appunto il giudizio. Il giudizio crea una distanza, oltre ad essere un filtro, è considerato una distanza tra il soggetto che comunica, che interagisce, e l'altro soggetto che sta interagendo con un'altra persona. Tra l'io e il tu, se c'è di mezzo il giudizio, c'è di mezzo una grandissima distanza. Per cui, a livello inconscio, il proprio interlocutore sentirà la presenza di questo filtro e reagirà di conseguenza. La sua reazione sarà quella di allontanamento. Per cui, quando le persone si sentono giudicate, tendono a staccarsi da questo schema che percepiscono come schema relativo alla persona che sta emettendo il giudizio e si allontanano da esso. Chiaramente tutto ciò avviene a livello inconscio. Il problema è che chi emette giudizi si trova in una situazione che è tutt'altro che empatica, per cui non riuscirà mai a stabilire un contatto con l'altro essere umano. Allora, che cosa succede? Che tutto ciò che avviene a livello comunicativo e che viene filtrato appunto da queste categorie mentali, categorie prettamente mentali, razionali, rimane uno spreco di energia, perché l'essere profondo ha tutte le intenzioni invece di comunicare con l'altro essere umano, perché l'altro essere umano è un'altra sua possibilità di espressione, e quindi questa implosione interna potrà tranquillamente trasmettersi anche in altre vie che non sono solo quelle verbali in cui c'è l'emissione del giudizio, che sono le vie non verbali, le vie delle sensazioni. Per cui l'essere giudicante vivrà questo conflitto interiore che lo porterà a vivere sempre una situazione di sofferenza, una situazione di stress, perché l'emotività non riesce a passare come dovrebbe attraverso il canale della categorizzazione. Il giudizio quindi funge da ostacolo ed è la base di qualcosa di ancora più pericoloso. Perché il giudizio crea una struttura mentale, una forma mentis comunicativa che costituisce da base a quello che è il pregiudizio. Cioè, se io sono abituato a giudicare gli altri e a comunicare questo mio giudizio agli altri e avrò delle reazioni da parte degli altri, nel momento in cui io vedo la reazione da parte degli altri, un qualcosa che non mi soddisfa perché la comunicazione non è proficua, la prossima volta che incontrerò quelle persone che respingono il mio giudizio, io non emetterò nemmeno il giudizio. Io avrò un pregiudizio, cioè uno schema prettamente mentale, e a quel punto non avvierò nemmeno la comunicazione, perché ho un pregiudizio su quella persona che non ha accettato una parte di me, perché sono io che non ho
compreso l'altro e sono io che non sono andato incontro all'altro. Quindi, ritornando a tutti i discorsi che abbiamo fatto nei post precedenti, relativi all'empatia, all'interazione, all'apertura del cuore e alla strutturazione delle categorie mentali che generano appunto una mentalità, dobbiamo andare oltre la mentalità nostra e oltre la mentalità dell'altro, perché come abbiamo anche noi strutturato le categorie mentali, sicuramente anche l'altro lo ha fatto. Per andare oltre dobbiamo comprendere il suo essere profondo e per comprenderlo dobbiamo ascoltare, dobbiamo attivare quello che è il nostro ascolto attivo. Il concetto di riflessione, che è sempre stato legato al concetto di silenzio, noi riflettiamo nella nostra solitudine, riflettiamo nella nostra interiorità silenziosa. Se noi invece consideriamo l'altro una parte di noi stessi, questo silenzio che sta nell'ascolto attivo, cioè nel tacere, noi possiamo vederlo anche in un'interazione comunicativa, cioè quando si parla. Si può riflettere silenziosamente anche con l'altro. Non è detto che debba farsi la riflessione solo con se stessi. Di questo concetto del giudizio e di quello che determinerà poi nell'essere, ne parlo nei prossimi post. Ciao!